Nell'audio seguente alcune tra le telefonate che hanno segnato il caso Emanuela Orlandi legandolo a quello di Mirella Gregori. A oggi sono documenti che noi delle trattative.it non riteniamo utile esaminare con troppo zelo, in quanto non possono questi documenti da soli mettere luce sulla sparizione delle due ragazze. Non possono essere prese sul serio le parole dette da telefonisti anonimi nelle loro dichiarazioni prive di riscontri. D'altronde, come testimoniano i quattro decenni trascorsi, non possono fare miracoli le perizie foniche, così come non possono indicare valide piste le ipotesi sugli accenti percepiti nelle voci dei telefonisti. Questi audio rimangono però documenti importanti, documenti che testimoniano l'esistenza di alcune persone, forse semplici mitomani o forse qualcosa di più, che avevano interesse nel depistare le indagini. Un interesse meramente personale nel caso dei primi, un interesse ancora oggi sconosciuto nel caso dei secondi. Ma perché il giornale parla anche di due ragazze? No, quest'anno lo vengono espresse, vive con la ragazza sua e sta in casa due ragazze. E insieme vivono, vanno a vendere vestiti, profumi. Ho capito. Però non penso proprio che siano ragazze che sono state fatte scappare oppure con la convinzione così occulta. No? Ma io penso che questo. Ragazzi proprio alla luce del giorno. Sì, ho capito, ma io penso che questo amico suo sarà anche piuttosto adulto. Quanti anni ha? No, c'ha 22 anni. E la ragazza è un po' più grande, 26, poi c'è questa ragazza inglesina, poi c'è questa ragazza di Venezia, che Barbarella si chiama. Barbara, e vendono proprio questa roba qui, infatti gli ho detto ma che fai qua a Roma a un certo punto, i tuoi genitori sono anseccati da questa Roma così, hanno fatto, non loro lo sanno, me ne sono andata perché si fa, ma perché te ne vai a un certo punto, non sta bene a casa tua, fanno ma perché c'è una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che ne andavo, però ti sei può tornare perché se riesco dal fratello, un parente, una cosa del genere. Non è sicura, ma voleva tornare. Cioè, alla fine dell'estate si doveva sposare qualcuno della famiglia, una cosa del genere. Però dice i genitori lo sanno, anche perché non penso che questo qua si metta in casa, diciamo solo francamente, una scappa di casa, insomma, sono dolori, no? Dico bene? Secondo lei, diciamo, chi caratteristica è more, brune, bionda? No, brunista, dico brunista. No, che è castano scuro, bruno, non è mo guardava proprio regolare. Ecco. Non ho capito. No, scuretta, capelli corti, scuri, cioè, ma fisica... alta più bene, perché io ho preso un bassetto, vabbè. Vabbè, ma che altezza potrà avere? 1,50 m, 60 m? No, bella altina. Che lei saprà qualche riscontro? No, credo che non siano molti gli scontri. Lei siccome che diceva che è veneta, veneziana, non lo so, no? Ma a lei gliel'ha detto lei o l'ha sentito dall'accento? No, l'accento mi pare normale, parla italiano. Parla italiano? Parla sì, italiano. Non ha impressioni romanesche? Ma non so parlato da... lei dice che può essere che si dica veneziana? No, ma perché... A me pare tanto un tipo sincero. Com'è? 158. Cos'è questo numero? Ah, sì, il segretario Casarole. Un momento. Mi scusi, un momento solo. Un momento. 3116. Pronto? Pronto? 518. 518. Sentite, Pronto? Ho lasciato il numero di telefono qua perché non lo fa. No, occupatevi di fare. Sì. Un momento. 377.
quello del... Ma quello è del coso. Bene, tanto va sempre a lui. Lui, perché quello lì è 3... Come? 3793. Codice, tutti i numeri che non possiamo passare. Come? Ma chi è che parla, scusi? Qui è Don De Paolo. Sì, sì, il cardinale, per favore, subito. Ok. A questo numero. Su questo, sì. Questo, questo. Ok, questo, va questo. Bene, va bene, vengo subito. Tutti i numeri altri, l'hai messo in BC, allora. Mamma mia, questo qua. No, ferma, ferma adesso. Come lui parla? No, e l'ho detto, adesso non mi intrometto più con lui. Ma quanto ci impiega a venire sti creaturi? E lo so io che quel numero lì è certo un altro posto. Eminenza! Attendo un momento, eh? Ma presto, come mai che gli altri numeri non si poteva passare niente? Sì, attendo un momento. Ma non posso ancora. Avrà chiuso. Pronto? Pronto. Ecco, Eminenza, parla. Ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere è della sua figliola. Sì, ma me la faccia sentire okay, bene. Ok, certo, eh. Metto. Vita nazionale di Italia Mamma di Bambi. Sara, vita nazionale di Italia Mamma di Bambi. Dovrei fare il terzo liceo a Santa Mamma, scientifico. Dovrei fare il terzo liceo a Santa Mamma, scientifico. Pronto? È la sua soddisfazione? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Allora, mi ascolti. Sì? Funzionari del Vaticano, sì? Non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non potrei ora avanzare il... non avere autorizzazione al parlare. La bambina è il... un momento. Pronto? Faccio i miei personali auguri, sì, che la questione risolverà bene per... Ma dico, io devo intervenire, preoccupi di questo, i funzionari avranno molto presto i contatti con lei. L'avvocato Egidio che parla. È l'avvocato Egidio? Sì, sono io. E personalmente? Personalmente. Senta, avvocato, questo è il fatto. Mi dica. Lei non conosce la mia voce, no? Senta, ma lei ha difficoltà, vuol parlare in inglese per caso? You want to speak English? Yeah, but no, il fatto è questo, che parlando in inglese io le do un'identità più precisa della mia originalità. Parlando in italiano, anche se non parlo bene, lei non può avere una riferimento alla mia nazionalità. Noi stiamo lavorando in maniera sotterranea, capite? Non pubblico, ora non interessa fare parlare pubblicamente, non abbiamo bisogno di uno, due mesi, lavoriamo in maniera sottrana, quindi non faccio nessuna dichiarazione, non parlo pubblicamente, non parlo con i giornali di questo rapporto, noi non abbiamo più nessun interesse ora a comunicare con la stampa. Non abbiamo nulla da fare, prepara i genitori a